Ciao amici, ciao, guardate amici. Dove siamo oggi, che siamo... bello! Dove siamo, Vincenzo? Siamo al mondo dei dinosauri! Che bello, guardate siamo... che bello! Io e Sassi siamo vestiti pronti a Jurassic World! È vero, guardate, anche io ho messo la maglietta di Jurassic Park, abbiamo già visto subito un dinosauro, è vero? Guardate che bello questo, come spaventoso! Ammazza lui! Salvatore, hai paura! Guarda, guarda, non fa niente. Che animale è questo qua, Santiago? Il T-Rex. È vero, è un T-Rex bellissimo. È un allosauro. Vogliamo vedere altri dinosauri? Sì. Dai, andiamo, andiamo. Genesi, io sento già dei passi. Ti senti qualche passo anche tu? È vero, qua abbiamo paura. Vogliamo vedere cosa c'è più avanti? Andiamo, andiamo. Gli uccellacci. Gli uccellacci, dove sono gli uccellacci? Eccoli. Andiamo, andiamo a vedere. Hai visto questo, che bello, muove anche le ali. È grandissimo. Guardate che bello questo qui. Com'è grande. Un bellissimo parasaurolofo. Wow, che bello. Questo muove solo un po' la testa piano piano. Secondo me si è addormentato. Ci sei? Ah, sei mossa adesso, bravo. Hai visto che bello questo? Però non è ancora finito. Andiamo a vedere. Lui è il vero T-Rex. Che animale è questo qui? È T-Rex, il re da tutti i È vero, questo è cattivissimo. Questo fa un solo boccone, Vincenzo. Santiago, fai attenzione che questo ti mangia. Ma Santiago, io sono Che bello, com'è grande. T-Rex. Guardate Santiago come è coraggioso, si fa mangiare anche la testa. Janice, questi sono quelli lì bravi, è vero? Questi non fanno niente. Come si chiama questo? Stegosaurus. Sai, si è visto che coda grande che è questo? È vero, vuoi fare il giro sulla coda? È vero, gli spini, le spine, sì, è vero, guardate che bello questo. Guarda in fondo di cosa c'è. Che cos'è quello? Un dinosauro. Un dinosauro bellissimo, andiamo a vedere. Chi lo conosce che dinosauro è questo qui? Io e Sasi, il Carnotauro. Come si chiama? Carnotauro. È vero, ma sei informatissimo sui dinosauri. Bene, tu li conosci? Un po' di meno. Neanche io conosco tutti i nomi. Però andiamo a vedere invece quest'altro qual è. Questo com'è grande. Come si chiama, Janice, questo? Triceratopo. È vero, il triceratopo. Com'è grande questo qui. Che faccia grande che ha. Guardate che occhi che ha questo bellissimo. Daffy, hai visto questo qua com'è bello? Quello che abbiamo visto prima da lontano. Triceratopo. È bellissimo. Lungo 9 metri. È grandissimo. È vero, questo non mangia le persone. Perché non mangia le persone questo? Perché lui ha la bocca piccola. È vero. Perché c'ha la bocca piccola. È vero. Quanti anni ha questo dinosauro? 58 milioni di anni. Mamma mia. Si vede che è un pochettino più basso del dinosauro. Ma aggressivo. Prende pure delle persone. È vero. Questo mangia anche le persone, scappiamo! Daffy, guarda cosa c'è adesso qua più avanti! Un velociraptor! Questi sono quelli che scappano veloci veloci! Guardate che bocca grande che ha questo! Anche se è piccolino però fa paura lo stesso! 70,6 di anni tiene! È vero, quindi abbiamo fatto una correzione, 60 milioni di anni! Però è cucciola! È vero, è piccolino! Che bello, piccolino! È morbidissimo, Daphne! Vuoi provare? Questi stanno uno sopra l'altro. No, ok, ho paura. Stanno uno sopra l'altro. È vero, guarda, sta dando il passaggio all'altro dinosauro perché si era stancato. Sembra Charlie, è vero. Guarda la coda come si muove. Guardate come sono grandi, sembra mamma vero. Mia. Guarda, sì. Vuole fare perché vuole mangiare. Vuole mangiare? No, già hanno fatto la pappa, non ti preoccupare, non ti mangiano. Andiamo più avanti, andiamo a vedere. Guarda che c'è qui, andiamo! Janis, che animali ci sono qui? Sono altri dinosauri, ma sono animali veri! È vero, guardate, sembrano veramente veri! Che cos'è questo? Un titanis! Un pollo! È vero, sembra un pollo! Questo lo facciamo stasera, lo cuciniamo! Che bello! Questo invece che animale è? Questo invece sembra un castoro gigante. Mamma mia, com'è grande. Cosa sembra questo?
È vero, guardate com'è grande, che corno lungo che ha questo! E quello è stato elefante! Guardate questo invece, questo elefante com'è grande! Mamma mia! Questa invece è una tigre! Con i denti a sciabola! Con i denti a sciabola, è vero! È vero, guardate come è proprio spaventosa questa. Ma hai visto questo com'è grande, Vincenzo? Mamma mia! È vero, sembra una renna. È più grande di tutto quello che abbiamo visto, guardate. Vincenzo, io sento un rumore di qualcosa di grande che sta camminando. E questi rex. Dove sta? Mamma mia, com'è grande, scappiamo da qui, andiamo più avanti, andiamo, andiamo. Dobbiamo questo ci mangia. Daffy, guarda, un altro dinosauro, che bello. Non hai più paura dei dinosauri. Ospinoligi, come si chiama? Irritator, questo stava sempre nervoso, questo dinosauro, perché era sempre irritato, è vero? Irritator, è vero. Questo invece è un dinosauro un po' più bravo, è un dinosauro di Edmont. Che bello. È un cucciolo, bellissimo! Ti vuole vedere quel T-Rex gigante? Adesso più avanti andiamo a vedere il T-Rex gigante, lo so che sei curioso! Più un dinosauro è un po' cattivo! Questo è cattivo! Allosaurus fragilis! Questo era un po' più delicato! Fai attenzione che si rompe, se ne viene la mano! Janis, cosa c'è qui? C'è sono i dinosauri! È vero, andiamo a vedere! Sai cosa sono, Janis, questi? Questi sono i fossili, quelli che studiano gli scienziati, i paleontologi, mamma mia che belli. Cosa sono quelle? È vero, questo è lo scheletro del dinosauro, guardate com'erano grandi, mamma mia. Janis, che animale è questo? Mammut. Questo è un mammut, guardate che bello, com'è grande. Sembra un dinosauro più che un mammut. Lo vogliamo portare a casa un mammut così ci giochiamo? No ragazzi, è troppo grande. Troppo grande, non c'entra in casa, vabbè, rinunciamo a quest'idea. Secondo me rompe anche il tipo. È vero, stiamo sentendo delle grida spaventose di dinosauri, è vero Daphne? Sappiamo proprio chi sia. E chi sono queste grida spaventose, Janis? Dei dinosauri. È vero, andiamo a vedere qualche altro dinosauro spaventosissimo. Janis, guarda, ha perso un dentino. Hai visto, Janis? Vai a vedere. Io adesso. È vero, anche tu hai perso un dentino come dai. Dinosauro. Janis, adesso tocca a te fare il giro sul dinosauro. Guardate com'è coraggiosa Janis! E com'è grande questo dinosauro! Lo facciamo partire, Janis? Vai a fare un giro? No! Adesso c'è un altro dinosauro nascosto qua dietro. Vogliamo andare a vedere l'altro dinosauro, Daffy? Ragazzi, forse mio papà sa dove si trova. Andiamo a vedere, chiediamo al tuo papà dove si trovano i dinosauri. Tornando di là! Andiamo, andiamo! Abbiamo trovato un altro dinosauro! Santiago subito sta facendo il giro! Com'è bello e veloce questo? Lo facciamo correre? No, va piano! Ok, allora non lo facciamo muovere! Abbiamo trovato altri dinosauri qui! Guardate questo com'è bello! Hai visto che è alto come un albero il brachiosauro? Dove sta? Dove sta? Non l'ho visto! È lì! Guardate com'è grande questo qui! Mamma mia, com'è alto! Guarda quell'altro! È vero, sono altissimi questi, andiamo a vedere. Però mangiano l'erba i dinosauri. È vero Daphne, questi mangiano l'erba, sono bravissimi questi qui. Questo com'è grande questo qui, guardate che collo alto. Super, super è pericoloso se saliamo sopra. Ma è gigante questo Daphne rispetto a te. È altissimo. È vero, questo è il famoso, come si chiama questo? Tyrannosaurus Rex. Guardate che faccina piccola. È grandissimo, guardate Sasi com'è piccolo, confronto al dinosauro, mamma mia. Che coda lunga e che testa enorme che ha questo dinosauro. È spaventoso questo, mamma mia, scappiamo da questo dinosauro grandissimo. Ma hai visto quanti dinosauri ci sono qui, Janis? Sì. È vero, è una zona spaventosissima, mamma mia, sento gridare i dinosauri, scappiamo. Lì c'è un uovo. È vero, c'è un uovo ed un dinosauro molto molto grande, andiamo a vedere l'uovo. Guardate quest'uovo com'è grande, cosa ci sarà dentro quest'uovo? C'è Santiago, che bello. È nato un Santiago da un uovo di dinosauro. Guardate quante bimbe escono da questi ovetti. Un'altra bimba, eccola, Daphne.
Quante bimbe escono dalle uova? Abbiamo visto che ci sono un sacco di dinosauri qua dentro. Daphne all'inizio aveva paura, poi per fortuna ha capito che i dinosauri non esistono più, è vero? No, sono finti, esistono già, ma sono finti, sono vissuti tanti anni fa. E si muove, quindi per Daphne sono tutti veri. Oggi chiediamo al più piccolino se è piaciuta questa esperienza che abbiamo fatto. Brian, ti sono piaciuti i dinosauri, sì o no? Sì, è bellissimo qui. Ok, sono piaciuti anche a Brian i dinosauri, fantastico. Abbiamo terminato questo video fantastico in questo posto bellissimo con tutti i dinosauri. C'è chi piangeva, invece si è divertito tantissimo, è vero? Ti è piaciuto qua? Sì. Bellissimo, ritorneremo in un altro posto fantastico. Se vi è piaciuto questo video, un bel like, cosa devono fare? Iscrivetevi al canale. Fatto. Perfetto, bravissimo Vincenzo. Mi raccomando, iscrivetevi su NSD. Ciao amici. Ciao amici.